La situazione attuale in Ucraina purtroppo non ci dà delle speranze sulla possibilità del dialogo, nonostante l'apertura, come è stata definita appunto dalla mass media italiana, che ieri ha mostrato Putin, establishment ucraino, quando appunto ha avviato una serie di chiamate con i leader europei. Poi se sentiamo appunto le dichiarazioni sia Scholz che Macron, insomma sembrano piuttosto pessimisti. Scholz addirittura menzionava che nel suo discorso Putin ancora parlasse del concetto di denazificazione di Ucraina, e Scholz ha dovuto ribadire varie volte che questo era un concetto falso nei confronti di Ucraina. Quello che sta succedendo, a mio avviso, è la tattica russa in questo momento di prendere il tempo per mobilitare le forze per il nuovo attacco a Donbass, perché fino adesso le battaglie erano concentrate intorno alla regione di Kharkiv, e con le notizie di ieri sera sappiamo che l'Ucraina è riuscito a liberare quasi tutta l'intera regione di Kharkiv e spingere quindi le forze armate russe verso il confine del nord fra Ucraina e la Russia. Quindi adesso sicuramente la nuova strategia, o la mossa tattica russa, sarebbe quello di riunire quelle forze verso la regione di Donbass, di appunto controllare tutta la regione e quindi andare ben oltre di quello che è Donetsk e Lugansk.